Storie Napoletane vi porta in uno dei luoghi più magici ed incantati di Napoli, il Real Bosco di Capodimonte. Circa 134 ettari di vegetazione e oltre 400 specie vegetali impiantate nell'arco di due secoli. Per la sua straordinaria bellezza è stato nominato nel 2014 Bosco più bello d'Italia. Il vasto parco viene progettato nel 1734 dall'architetto reale Ferdinando Sanfelice, il quale concepisce il bosco su due dimensioni, da un lato parco e dall'altro lato appunto bosco, nella sua antica originaria accezione di riserva di caccia reale. Attualmente il Real Bosco si compone di quattro aree fondamentali e principali: il giardino paesaggistico, che è lo spianato che circonda la reggia e dove è possibile appunto ammirare il belvedere, il panorama e anche la fontana scenografica; il giardino anglo-cinese, e poi abbiamo il giardino tardo barocco, dove appunto c'è la porta di mezzo che è l'originario accesso al bosco; il giardino paesaggistico pastorale, che ospitava fino ai primi decenni dell'Ottocento il cosiddetto chiuso della fagianeria, dove vi erano appunto i fagiani; edifici monumentali come l'antica fabbrica della porcellana di Capodimonte, ancora attiva. Tra i viali si dispongono circa 17 edifici storici, tra residenze, laboratori, depositi e chiese, oltre a fontane, statue, orti e frutteti. Alcuni di questi edifici sono oggi riutilizzati, ad esempio l'antica baccheria è stata riutilizzata dalla forestale per, appunto, come stalla di ricovero per i cavalli. È molto bello perdersi nei viali di questo bosco e subire l'incantamento della natura. Alcuni dicono che questo bosco sia addirittura popolato da fantastiche creature, fate, folletti, elfi, che osservano i passanti, intenti nelle tante attività. Ed infatti all'interno del Real Bosco di Capodimonte sono disseminate tante strutture per l'allenamento fisico, per gli esercizi sportivi, tant'è che tanti sportivi, atleti professionisti si recano qui all'interno del bosco per allenarsi. La magia del Bosco di Capodimonte è tutta nei suoi particolari, magari camminando per alcuni dei suoi viali puoi sbucare in posti veramente molto particolari, come quelli di questa fontana che raccoglie e ospita questa colonia bella nutrita di tartarughe. Ogni luogo meraviglioso e incantato porta con sé delle leggende che trasmette agli altri. Celebre è la leggenda della grotta di Maria Cristina di Savoia, che prende appunto il nome dalla regina Maria Cristina di Savoia, sposa del re Ferdinando II di Borbone. Racconta la leggenda che la regina, detta anche Reginella Santa, in quanto era, diciamo, una regina, una benefattrice ed era molto vicina al suo popolo, si recava di sovente all'interno di questa grotta, che è una vecchia cava utilizzata per l'estrazione del tufo, dove pregava il cielo affinché potesse avere un erede al trono, che poi alla fine ebbe appunto Franceschiello, ultimo re di Napoli. Un'altra parte della leggenda però racconta che all'interno di questa grotta Maria Cristina di Savoia portasse i suoi innumerevoli amanti e che poi li facesse uccidere proprio per cancellare ogni traccia dei suoi tradimenti. Nel 2014 però questa figura, questa benefattrice, è stata beatificata proprio perché era una persona molto buona, molto devota e molto pia. Storie Napoletane vi dà appuntamento a giovedì prossimo.